2,4. 2,4. Saldatore. Saldatore pronto. Controllo finale. Tutto a posto, Josh. Inserisci il programma. Programma inserito. Ora lo proviamo. Vai, Josh. Bene, Max, procedi. Funzionerà, vedrai. È andata male. Dai, spegnilo. Basta solo perfezionare il programma, Josh. Tutto qui. È da rifare tutto. È un catorcio. Non è vero. Forza, sbrigatevi, è tardi. Vedrai che ce la faremo, Josh. Sono molto ottimista. Max, tu sei sempre ottimista. Non sempre. A volte sono pessimista, ma questa volta proprio no. Spengo. Attento dove metti i piedi. Forza, ragazzi! Calma, ho le gambe corte io, sai? Ascoltatemi bene, ragazzi. Prima di uscire ve lo voglio proprio dire. Vada come vada stasera, per me voi due siete il massimo. Vostro padre sarebbe stato fiero di voi. Grazie, mamma. Bene, allacciate le cinture. Andiamo. Buonasera, benvenuti alla 15ª gara annuale riservata ai giovani inventori. Sono lieto di presentarvi i 6 semifinalisti. Dalla destra Sherman, i fratelli Carson, Josh e Max. Vai, Josh! Nina Barnes, Matthew Marcella, Nepal Wong e il nostro pluripremiato Dwayne Coswinkle. È mio figlio. Posso avere la busta, per favore? Bene. Una sorpresa. I giurati sono incerti tra il famoso Dwayne Coswinkle e Josh e Max Carson. Cosa? In tal caso, chiediamo un'ulteriore dimostrazione per lo spareggio. A te, Dwayne. Dwayne, questa volta non vince di sicuro. Vincerà, ogni anno suo padre lo aiuta sempre. È mio figlio. Signori, quando si finisce di giocare a tennis, si è troppo stanchi per raccogliere le palle. Ma usando il mio salvaschiena, basterà soltanto puntare il magico apparecchio. E poi ordinarsi un martini dry. È mio figlio. Grazie, Dwayne. A voi, ragazzi. Avanti. Si chiama Transporter. È una pattumiera robot. Per farlo funzionare basta la voce. Può essere utile alle persone anziane.
permette di gettare l'immondizia senza uscire di qui. Emily, dove vai? Ha due sensori che gli impediscono di urtare. Bene. Ecco a voi i vincitori, Josh e Max Carson. Ti faccio le mie congratulazioni, Max. Grazie. Ah, $1,000. Mi domando come spenderete questi soldi. Beh, Josh ne vuol dare metà alla mamma. È rimasta al verde. Il resto lo spenderemo per Newman. Newman? Sì, il nostro robot. Max! Top secret, eh? Scusi, Josh non vuole che ne parli finché non lo brevettiamo. Beh, non ha mica tutti i torti, sai. Senti tu. Mamma, no, prima la colazione. Ma cosa? Che cosa sono questi? Non posso mica prendere soldi da voi, sapete. Ah, no. Certo che puoi. Ok, Josh. Questi sono i vostri soldi. Passami il miele, Max. Ecco. Bene. Allora mi darete la metà in prestito. Ma se ne avrete bisogno per il vostro robot, dovrete dirmelo. Va bene. Non ti preoccupare. Si chiama Newman. Un giorno diventerà l'uomo nuovo. Newman. Mi piace l'idea. Appena la mamma ci darà i soldi, compreremo tutto ciò che serve a Newman. Certo, ricorda che $500 non basta. Ragazzi, è tutto in ordine? Vengo a vedere la casa. Max. Perché vuoi venderla? A me piace. Piace anche a me, Max. Però dobbiamo venderla. Se venderemo Newman, avremo soldi abbastanza. Allora potremo tenercela, no? Smettila, Max. Dacci un'altra possibilità, mamma. Cambiando qualche componente funzionerà. Sono sicura che funzionerà, ma come per tutte le invenzioni di questo mondo ci vorrà un bel po' di tempo. Ti ricordi quanto impiegò tuo padre a costruire il nuovo computer? Gli assomigliate proprio, sempre chiusi in quel garage. Finisci di mangiare. Perché parli sempre di lui? Non voglio più sentirne parlare, va bene? Sono passati 2 anni ormai. Ma era vostro padre. Certo, ma non ci voleva bene. Non è affatto vero, lui vi adorava. Ah, sì? E allora perché si è suicidato? Pazienza, mamma. Ci vuole del tempo, ma gli passerà. Ci baderò io. Josh, aspettami! Buongiorno, ragazzi. Molti di voi conoscono già il mio assistente speciale per questa settimana, Josh Carson. Josh viene dal corso superiore di programmazione e mi aiuterà a spiegarvi in questi giorni che sarà con noi come il computer sarà in grado un giorno di pensare per proprio conto. Non è così, Josh? Ah, sì. Verrai alla mia festa di Halloween? Josh, perché non ti siedi? Oh. Ti prego di correggermi se sbaglio. Gli esperti prevedono che tra 10 o 20 anni i computer potranno assimilare informazioni e prendere autonomamente delle decisioni. Che cosa ne pensi, Josh? Cosa? Secondo te, quanto ci vorrà prima che i computer possano pensare da soli? Ah, beh, non penso molto. Credo di riuscirci fra poco. Mi domando come spenderete questi soldi. Josh ne vuole dare metà alla mamma. È rimasta al verde. Il resto lo spenderemo per Newman. Newman? Sì, il nostro... Max! Che età hanno? 12 e 16. Ma andiamo, Alice. Sono dei bambini. Mac, è una notizia grossa, lo sento. Transistor, circuiti. Josh, guarda, 3H320. Ci serve tanta di quella roba, ma non potremo mai comprarla qui. Ma che dici, se abbiamo 5 bigliettoni?
come potevo sapere che solo un triac costa $250? Salve, ragazzi! Steve, ma dove ti hai ricacciato? Ciao, tesoro. Dov'è Max? Con Steve. Dai, indietro adesso. Ah. Gira a destra, a destra. Sì! Va bene così, domani lo rifacciamo, eh! Ehi, che atterraggio! Ecco la tua roba. È un pilota. Sì, ma attento, ha solo 10 anni, eh. Ehi, Josh, Max mi ha detto che avete vinto, congratulazioni. Grazie. Ah, mamma, ho invitato Steve a cena, va bene? Brone. È stata sua l'idea. Ciao. Ciao. Quando sei tornato? Ti sono mancato. Hai finito di scrivere il tuo libro? Quasi. Hai pensato a me con passione per tutto questo tempo, eh? Quasi. Allora, quando ci sposiamo? Non lo so. Tu non ci crederai, ma in fondo, penso di non dispiacergli affatto al giovanotto. Non ci manca poi tanta roba, no? Come no? Ci mancano un braccio articolato, un attuatore lineare, dei servomeccanismi. Va bene, va bene. Dovremmo fare qualche baratto. E c'è una sola persona che... No, io da quella persona non ci vado. Perché mi sono lasciato convincere? Faremo un affare. Vedrai. Guarda, guarda. I fratelli Carson. In cosa posso aiutarvi, ragazzi? Abbiamo dei componenti che vorremmo barattare. Oh, bene. Volete produrre dei transporter in serie? No. Qualcos'altro? Sì, un robot. Ah, cioè... No, no. Voglio dirvi... che la nostra rivalità professionale non deve impedirci di fare degli affari. Dwayne, vieni qui! Che c'è? Beh, questi che ci fanno qui? Sta zitto. Sono i nostri clienti. Roba buona. È di tuo padre? Ci servono... 5 micromotori, un attuatore lineare, 5Z48, 3... Credo di potervi accontentare. Prendili, Dwayne. Io lì non ci torno di sicuro. Perché no? Mi piace quell'iguana. A me no. Max, ci puoi scommettere, io lì non ci torno. Ehi! Hey! Che c'è? Fai piano. Sì, scusa. Max. Thank you.
Ci siamo. Dai, programmiamo. Certo. Fagli fare ciao. Perché? A che serve che faccia ciao? È spiritoso. Lasciami prima vedere se almeno si muove. Mi aspetto sempre intoppi. Niente intoppi, niente progressi. Sì, sì, sì. Ok. Vai ora. Benone, si sta muovendo. Fagli fare ciao ora. Ok, ci provo. Fermalo! Newman! Obbedisce ai comandi! Ma che fa? Non lo so! Newman, ehi! Fermati! Dai, fermati! Newman, fermati! Dai, fermalo! Newman, ti ordino di fermarti! Oddio! Newman! Fermalo, se no rompe qualcosa! Newman! Oh no! C'è di nuovo quella giornalista! Al direttore interessa parecchio questa storia. No, oh, ai ragazzi piacerà molto l'idea. Mm-hmm. Josh! Max! Ah! Oh, 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 che spavento! Va tutto bene? Sì, sì, tutto bene, davvero. Mamma, proprio in questo momento Richard William si sta abbuffando con le caramelle più buone. Halloween è una cosa seria per lui. Oh, lo era anche per me quando ero una bambina. Allora, a che punto è il robot? Non abbiamo nessun robot. Che? Mi dispiace che si sia disturbata per nulla, signora Woods. Bene, forse hai ragione, Josh. Grazie, signora Carson. Conosco la strada. Va bene. Ciao, Max. Ciao. Non ti capisco. Mamma, è una ficcanaso. Forse una spia che lavora per qualche società. Una spia? È una giornalista. Finché non lo brevettiamo, Newman rimane un segreto. Specialmente per lei. Va bene. Josh. Però sii più gentile. Scusa, mamma. Domani installiamo un antifurto, capito? Tesoro, cerca di divertirti un po', va bene? Baciami, Beth, eh? Io succhierò il tuo sangue. Tu sei tutto scemo. Ti stai concentrando, Tim. Non spingere troppo. Ecco, così. Spero che funzioni. Josh! Oh, vieni qui. Dai. Prova anche tu. Dai, Tim, cedi il posto a Josh. Io volevo parlare con Napoleone. Sì, dopo. Siediti qui. A che serve? A parlare con l'aldilà. Prova. Metti le dita qui, rilassati. Con chi vorresti parlare? Io... non lo so. Allora, chi vuole stabilire un contatto con Josh Carson? Solo tu. Chi vuole comunicare con Josh Carson? Dai, 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 dai! P?
A. D. Tuo padre. Divertente. Ma Josh, io non c'entro, ti giuro. Max? Chi c'è? Charlie. Charlie, ma che cos'è? Fumo? Thank you.
introdurti a casa loro. Ma sei impazzita? Mac, ho visto una mano e allora ho pensato... Hai visto una mano e con questo... Ma non era una mano umana. Fammi indovinare, era di un robot forse? Ho visto un lampo di luce nel garage. Forse Mr. Robot stava scattando Mac, delle foto. Mac, per favore, lasciami provare. Va bene, ma devi portarmi qualcosa inciso su una cassetta, intesi? Josh, qualcuno vuol farti una domanda. È chiaro allora? Sì, grazie, ho capito. Mi dispiace per ieri. Non sapevo di tuo padre. Sai, io credevo che i tuoi avessero divorziato, come molti altri. Non preoccuparti, non fa niente. Dopo che te ne sei andato, non ti è successo niente di strano? Perché? Perché quando ho toccato l'indicatore scottava. Qualcosa è successo, non è vero? Beh, sì, ho sentito un odore strano, come di... Oh, lascia perdere. No, dimmi che odore. Fumo di pipa. Mio padre... Ehi, Carson, come stai, tristezza? Senti, Beth, ho due biglietti, vuoi venire? Non rompere, Dwayne! Non mi piace perdere, Carson! Ricordatelo! Prova. Prova. Bene. Ora cerchiamo il vero io. No, 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 questo! Vediamo. Non neanche questo. Prova. Eccoci siamo. Questa è una delle tue invenzioni? Sì. La posso vedere? No, ancora... E dai, il robot che hai presentato alla mostra era così carino. Max, Celeste era al telefono. Grazie. Dai, andiamo. Aspetta! Stava per scattare l'allarme. Davvero? È meraviglioso! Non è male. È fantastico! Anche tu lo sei. Tutto qui? Niente show? Non è ancora pronto. Per favore, Josh. Va bene, ma non sarà un granché. È incredibile. E questo a che serve? Gli dice quanto deve stringere. Quando afferra qualcosa, le fibre scricchiolano. Il microfono all'interno del dito lo sente. E stringendo ancora, non scricchiolano più. Questo lo fa fermare. Almeno dovrebbe funzionare così. È proprio geniale. Ah, no. Fagli prendere questo. No, no. Prima deve essere programmato. Oh, Josh, solo una volta, poi vado via, promesso. Va bene, ma non funzionerà. Vedi che avevo detto. Tieni, Beth. Stringi le mie viti e dato che ci sei, grattami anche la schiena. Io non c'entro. Davvero? Sì, certo. Ho fatto tutto da solo. Che ci fa lei qui? Max! Ciao, Max. Beth aveva bisogno di un cacciavite. Tienilo pure, ne abbiamo un sacco. Grazie, Josh. Ci vediamo. Come hai fatto? Cosa? A farlo parlare. Parlare? Aspetta un attimo, aspetta.
può prendere le cose. Ma che hai bevuto? Oh, c'è da impazzire. Dovevi vedere che faceva quando Beth era qui. Ciao, ragazzi. Non riconoscete la mia voce? Ma chi è che parla? Ehi, l'aspetto è diverso, ma la voce... Papà! Indovinato. Siete cresciuti, siete diventati dei giovanotti. E io sono rimpicciolito. Non posso credere di essere ritornato. Come sei finito là dentro? È stato Josh alla festa di Halloween. Chiamato dall'aldilà. Cosa? Era tanto che provavo. Ma conoscete il mio senso dell'orientamento? Ci sono riuscito grazie a Beth. A proposito, carina, invadente, ma carina. Temevo di finire dentro la TV. Non c'è più. L'abbiamo venduta per costruire Newman. Bene, così leggerete di più. Allora eri tu a far muovere quell'indicatore? E chi se no? Mica Napoleone. No, lui mi ha dato solo qualche consiglio durante quella seduta. Conosci Napoleone? Certo, Napoleone, Einstein. C'è anche la nonna Millie lassù. Vi manda tanti, tanti baci. Cosa? Josh, Max, qualcuno può darmi una mano? Ragazzi, continuiamo dopo. Non ditelo subito alla mamma, le sorprese non le ha mai gradite e questa è la più grossa. Ma papà... Dopo, Max. Ora andate ad aiutare la mamma. Perché non ceniamo insieme? Mi piacerebbe, ma il mio appetito non è più quello di una volta. Andiamo. Notte, ragazzi. Notte, mamma. Buonanotte. Andiamo, Josh. Calma, non dormi ancora. Dentro Newman papà ci starà scomodo. Perché? Chissà se ha freddo. Non ti è sembrato più affettuoso? L'aldilà sembra averlo cambiato. Piantala, per favore. Sara. Max, torna subito a letto. Accidenti, mi servono dei paraurti. Josh, guarda. Shh, oh, no. Mi ha visto. Dai, nascondiamolo. E quello cos'è? Cosa? Lo sai benissimo. Quello. Newman. Newman? Certo. Lo hai spaventato. Anche io l'ho spaventato. E così questo sarebbe Newman. Ciao, Newman. Lieto di conoscerla, signora Carson. Proprio lieto. Quella vestaglia le dona proprio. Oh, ragazzi, davvero non credevo che ce l'avreste fatta. Era un progetto molto ambizioso. Ne vuole ancora, signora Carson? Grazie. La saluto. Vedo che vi piace molto il cioccolato. È incredibile. Un'altra tazza, Josh. Io non credevo che potesse riuscire così bene. Bene, anche noi. Un altro biscotto? Ti prego, smettila ora. Agli ordini, padrone. Ma come fa? Agli ordini, padrone. Mamma, perché non vai a dormire? Si è fatto molto tardi. Ottima idea. Sono qui per servirvi. Che altro sa fare? Tante mamma, cose. Newman è solo un prototipo. So anche cantare. Ma funziona perfettamente. Sembra già finito, ma in realtà non lo è. Dobbiamo ancora provarlo. Andiamo, Max. Domani c'è scuola. Sì, andiamo. D'accordo. Abbiamo passato una bella serata, però. Sono d'accordo. Sì, è molto carino. Grazie. Ehi, Newman, spegni la luce. Se ne vanno senza lasciarmi neanche la mancia. Un robot deve sempre lavorare. Sono io che devo annaffiare, non te. Mezza cartuccia. Ora posso anche fermarmi ad odorare le rose. Però se mi distraggo, le rose muoiono.
Ehi, sei un validissimo aiuto. Oh, oh, grazie. Ah, è incredibile quante cose sai fare. I suoi figli hanno molto ingegno. Sì, sono davvero bravi. Vorrei che Matt li vedesse. Matt era suo marito? Sì. Posso chiederle a cosa sta pensando ora? Davvero non posso credere che io adesso stia parlando così con te. Non ci credo neanch'io. Le comprava dei regali, vero? Le faceva cose che le piacevano? Sì, ogni tanto mi massaggiava i piedi. Scocciatori. Ah, salve. Salve. Signora Carson, l'altra volta ho sbagliato tutto con i suoi figli. Vorrei tanto rimediare. Posso parlare brevemente con loro? Signorina, non vorrei essere scortese, ma credo sia meglio di no. Josh sta passando un brutto periodo. La morte di suo padre, il trasloco. Ah, mi dispiace. Io non sapevo. Mi chiamano dall'ufficio. Posso telefonare? Soltanto un secondo. Prego. Ce n'è uno anche in cucina. No, questo va benissimo. Se ha da fare, vada pure. Grazie. Ciao, Mac. Novità? Sì, va bene, sarò lì tra poco. No, in casa dei Carson. No, nessuna novità. Sì, avevi ragione tu. Beh, se non ci provi, non puoi saperlo. Posso offrirle un caffè? Ne parleremo dopo. No, grazie, devo scappare. Una moglie ha buttato il marito fuori di casa, dalla finestra, intendo. Grazie. Ehi, mamma, guarda qui. Io anche furbo. Il tuo robot è incredibile. Non riesco ancora a crederci che parli. Pensate di venderlo? No, non è ancora pronto, no. A me sembra più che pronto. Josh, sei un genio. Il tuo robot sarà in copertina su tutti i settimanali. Quando Jagger sarà qui, digli esattamente quello che hai detto a me. Sì. Sì. Perché non si riposa? Ci penso io a pulire. Come fai a sapere dove è il secchio? Me l'ha detto Max. Max? Max odia le pulizie. Per quello me l'ha detto. Ogni ragazzo sarebbe contento di uno come me. Già, specialmente i miei. Yeah, yeah, questa è la musica che mi piace. Piace anche a te? Ehi, permetti un ballo, baby? Ah, balli divinamente. Beh, anche tu non sei niente male. Non so dove ho imparato a ballare, ma mi piace molto. Mi si stanno surriscaldando i circuiti. Mi sto innamorando di te, baby. Scusami, colpa di un fusibile. Ti ho già detto che il robot di quei ragazzi non mi interessa. Ma si tratta dei figli di Matthew Carson. Se quello era un suo progetto, vale un sacco di soldi. Matthew Carson è morto 2 anni fa. Forse questo è un altro tuo modo per spillarmi ancora dei soldi. No, no, non lo farei mai. Non a lei. La seduta è tolta. Ci vediamo. Thank you.
18 velocità con cambio assiale. Già. Ciao, Max. Ciao. Ti piace? Mi vuoi corrompere? Che dici? Voglio solo dimostrarti che cosa vuol dire nella vita essere famosi. Puoi comprare quello che vuoi. Questa bicicletta, una casa. Ciao mamma. Ciao tesoro. Allora, giovanotto, com'è andata a scuola? Ma cosa sta facendo? Mi sta aiutando. Ah, quella giornalista è tornata. Oh, davvero? No, non preoccuparti. Indovina che cosa c'è per cena. Stufato. L'idea l'ha avuta Newman. Io non so come faccia a sapere che è il tuo piatto preferito. Intuizione robotica. E dopo cena vedremo un film. Ah, guardate come eravate piccoli. Sono ricordi bellissimi. Sì, sono davvero belli. Charlie, eccoti qua. Era il secondo o il terzo computer di papà? Terzo. Forse era il secondo. Tuo marito non era niente male, però. Sono sicuro che gli mancate molto. Sei contento? Di cosa? La mamma ha pianto per colpa tua. Perché non ci lasci in pace? Da tempo non mi piacevi. E adesso ancora meno. Già, smettila! Credi che ti compatisca? Sei stato tu che ti sei ucciso! Ucciso? Tu credi questo? Io non mi sono ucciso, è stato un incidente. Sì, come no? Sono andato fuori strada, ma non l'ho fatto apposta. Ho sbandato per evitare un cane. Un cane? Tutti sapevano che eri depresso in quei giorni. In effetti lo ero, e con ragione. Nessuno sapeva niente, ma 3 giorni prima dell'incidente qualcuno mi aveva rubato il prototipo del mio nuovo computer. Non avevo prove, ma solo sospetti su chi fosse stato. Stavo andando da lui quando quel cane mi attraversò la strada. Chi è? Josh, non c'è più niente da fare, è una storia vecchia ormai. Scusa, papà. Anch'io, Max, dovrei chiedervi scusa per tante cose. Di non essere stato di più con voi, di non essere stato un buon padre. Non eri così male. Lo ero, invece, non vi ho dedicato abbastanza tempo. Non sapevo che avrei avuto così poco da vivere. Ricordi quel casco da football che mi comprasti? Lo uso ancora. Non te lo comprai io. Lo comprò tua madre. Ci pensava sempre lei. Papà, sono contento che sei qua. Grazie, figliolo. Anch'io. Allora, credi che abbia fatto bene, Josh? Certo. Quell'Einstein è un vero genio. Lui diceva che non era una buona idea tornare, ma io... Io vi volevo aiutare. Puoi farlo, papà. Allora, puoi farlo. Cosa? Aiutarci a costruire il robot. Con te dentro sarà più facile. Mi sembra un'ottima idea, Max. Non funzionerà mai. E anche col tuo aiuto. Non è affatto vero. È quasi finito. Sì, dai. E va bene. Accontentiamo Max. Evviva! Ah!
essere proprio orgoglioso per aver costruito un robot. Sì, lo sono. Ma non l'ho costruito da solo. Mi ha aiutato Josh. Ah, e quanto tempo ci avete messo? Circa 7 mesi. Ah, puoi spiegarmi. Wilkinson lo manderà in onda nel notiziario della mattina. Un flash. È un segreto. Bene. Ma è come se fosse un computer con i pattini. Bene. Bene. Ditemi cosa volete che faccia. Fallo parlare per conto suo. Buona fortuna. Se saldassimo E10 con S17 eliminando la doppia polarità. No, no, è inutile. Balbetterebbe. Vediamo. Se provassi a collegare M18 del circuito emettitore con il centro del collettore? Buona idea. Fatto? Credo di sì. Bene, ora io starò zitto. Se sentirete delle scemenze, sarà stato Newman. Lascia stare la tastiera. Usa invece i comandi a voce. Funzionerà, vedrai. Newman, mi senti? Sì, ti sento. Sì, ti sento. Sì, ti sento. Grazie, ci voleva proprio. Niente intoppi, niente progressi. Bene, vediamo come si muove. Proviamo a fargli prendere quel bicchiere sul tavolo. Newman, vedi quel bicchiere sul tavolo? Voglio che tu lo porti qui. Va bene, va bene. Bene così. Bene così. Avanti, prendilo. Bene. Ora dammelo. Non va bene. Forse è mancino. Scusate. Non preoccuparti, Newman. Riproveremo. Io lascio perdere. No, Josh, devi riprovare. Non è abbastanza sofisticato. Sì che lo è, con l'ultima modifica che hai fatto. Avanti. Hai avuto ottimo in elettronica, no? E allora? Newman, prendi il bicchiere. Che faccio adesso? Di qua, di qua. Sorpresa. Ce l'hai fatta. Stai parlando con me? Vuoi bere per caso, Josh? Complimenti, Josh. Grazie a te. No, grazie a te stesso. L'hai inventato tu. Sono fiero di te, figliolo. Josh, non ti biasimo perché sei arrabbiato con me. Sto cercando di rimediare. Mi sei mancato tanto. Sono qui, figlio mio. Ti sarò sempre vicino. Mi dai un sorso? Sai, Max, c'è riuscito. Molto spiritoso. Ha ragione, ci sono riuscito. Ma è grandioso. Max, attento alla... scatola. Ed ora, signore e signori, un servizio di Alice Woods. Capita a volte di imbattersi in qualcosa di magico. A me è successo proprio qui, a Maple Drive. Un piccolo robot artigianale che cammina, parla e balla anche la rumba. Yeah, yeah, questa è la musica che mi piace. Piace anche a te? Preso! Fai più piano. Ora è il mio turno.
Ho un'ottima presa, considerando che ho la mano d'alluminio. Uno, e due, e tre, e quattro. Che forza, mi piace. Io vado fuori, papà. Bene, va pure. Stai a vedere, Max. Arriva! Ah, non l'ha presa. Venite, eccolo! Fatemi passare! Ma che è successo? Ho visto Newman in televisione. Cosa? Oh, mamma. Ma come hanno... Dov'è? Io ti strozzo! Josh, ma che succede? Mi aveva giurato di non parlarne finché non l'avessimo brevettato. Piatala, Josh. Hai rovinato tutto quanto. Josh, ora basta. Calmati. Max non ha colpa. Perdonami, Josh. Non ce la faremo mai a brevettarlo in tempo. Qualcuno ci fregherà come hanno fatto con te. Credo proprio di no. Sanno quello che Newman può fare, ma non sanno come farglielo fare. Matthew. Su, avanti. Andate fuori insieme a Beth a calmare i nostri vicini. Su, andate. Andrà tutto bene. Ciao, Sara. Sei proprio tu. In un certo qual modo. Qualcosa in questi giorni me lo diceva. Non l'ho detto ai ragazzi se non mi avrebbero presa in giro. Oh, Sara. Newman è tuo padre? Sì. Allora l'odore di pipa era... Sei tu che l'hai fatto tornare. Sì, grazie, Beth. Wow. Wow. Forse è meglio che torni a casa. Si è fatto tardi. Aspetta, Beth, mi raccomando. Sta tranquillo, non lo dirò a nessuno, puoi fidarti. E poi chi mi crederebbe? Ci vediamo a scuola. Ciao, Max. Ehi, ragazzi! Ci sono grandi notizie. Sara! Steve! Ciao. E questo cos'è? Un robot. È dei ragazzi. Incredibile. Quando sei tornato? Mezz'ora fa. Ho notizie bellissime. Vieni. Meno fretta, amico. Mi piace. Dai, vieni. Ci sono grandi novità. Siediti. La mia storia è piaciuta molto. L'editore mi anticiperà $25,000 per farne un libro. Che ne dici, eh? Ah, benone. Congratulazioni. Ah, c'è un'altra cosa. Aprilo. No, Steve. Come sarebbe, no? Aprilo. Dai, mettilo. Non posso. Sono sposata. Io ero sposata, cioè io sono... Sara, tu non sei più sposata. Scusatemi. Ti senti bene? Che sta succedendo qui? È una cosa complicata. Io non so ancora come spiegarlo. Provaci.
Non posso. Scusami. Io... devo pensarci ancora un po' prima di dirtelo. D'accordo. Sì, sì, lo so che cosa ti avevo detto. Non credevo che fossero così avanti. Io voglio i loro disegni. No, no, l'esterno lo rifaremo noi. Sì, ma voglio altri soldi. Avrai quello che riterrò giusto. Ricordati, Walter, io ho ancora il prototipo di Matthew Carson. Pieno delle tue impronte. Buonasera. Mi spiace averti mentito, Max. Non guarderò mai più il tuo canale. Per favore, ci lasci in pace. Mi scusi. Ben detto, mamma. Voglio solo aiutarvi. Ho parlato con una grossa società di robotica. Sono molto interessati. Vi prego, lasciate che vi aiuti. Perché non ci parlate? Mamma, stai attenta. Quella cercherà di ipnotizzarti. Vuole fare un altro servizio? Credo di no. Io gli darei un'altra opportunità. Signora Carson, mi permetta di presentarle il signor Kilbrand, presidente dell'azienda Robotica. Piacere di conoscerla. E il signor Michael Abbott, ingegnere capo. Molto piacere. Piacere. No, i ragazzi vi stanno aspettando. Newman. Formidabile. Buongiorno, io mi chiamo Harry. Salve. Lui è Mike. Siamo venuti apposta dal Texas per conoscere il vostro piccolo amichetto. Io mi chiamo Newman. Simpatico, vero Mike? Mike è qui per esaminarlo. Un sacco di gente ha provato a venderci giocattoli. Newman è autentico. Vedremo. Può procedere, per favore? Va bene. Desidera un succo d'arancia, signor Kilbrand? Perché no? Glielo porterà Newman. Un momento. Gli faccia prendere questa penna, invece. Non si può pretendere che un robot... Chiedo scusa, signor Kilbrand. Questo robot dovrebbe saper fare quasi tutto, no? Chissà se invece sa solo portare da bere. Beh, forse hai ragione. Lui lo sa fare? Io penso di no. È un movimento molto complicato. Capisco. È un peccato. Cosa le avevo detto? Andiamoci. Dai, provaci. Quasi credo. Ma non devi essere tu a farlo. Non si potrebbe. Non farò niente. Promesso. Cosa ha detto? Ha detto si può fare. Forza, Josh. Su, avanti. Avanti. Newman, raggiungi il signor Abbott. Il signor Abbott è l'uomo sulla destra. Bene, Josh. Ora cosa devo fare, Josh? Ora avvicinati con la mano alla sua tasca. Quale tasca, Josh? La tasca interna della giacca, quella con le penne. Prendi una penna adesso. Sì. Josh! Stupefacente, vero Mike? Ancora un attimo, io prendo questa penna e la metto nella tasca posteriore. Vediamo se ci riesci. Senti, Mike, aspettami in macchina. Ehi, Mike, dimentichi la tua penna. Oh. Era una camicia nuova. Chiedo scusa. A volte è troppo indipendente. Ah, lo scusi. Bene, affare fatto.
Faccio preparare il contratto, così appena sarà firmato porterò via il prototipo. Lo porta via? Ah, sì, certo. I nostri tecnici lo debbono analizzare, smontarlo e modificarlo. Va benone come robot artigianale, ma oggi la gente vuole molto di più. Non glielo possiamo dare? No. Ma ragazzi... Le daremo lo schema, ma il prototipo non possiamo. Certo. Ma ragazzi, questo non è possibile. Signora Carson, potrei parlarle un momento? Io non c'entro. Beh, nel caso cambiate parere, telefonatemi. Io sarò qui fino a lunedì. Signora. Arrivederci. Signora. Grazie. Io non vi capisco. È possibile che ci teniate così tanto, ragazzi? Già. Buonanotte, mamma. Buonanotte. Buonanotte, papà. Buonanotte, Max. Che gioia potertela augurare. Buonanotte, Newman. Buonanotte a tutti. Mi fa piacere che teniate tanto a me, ma avreste dovuto concludere. Notte, papà. Buonanotte, Josh. Andiamo. Eh? Oddio, ragazzi. Porcellone. Ehi, siamo sposati. Porcellone. Newman, piantala. Sara. Sara. No, aspetta. Newman, piantala. Sara, cosa stai facendo? Niente. Buonanotte, tesoro. Scusami. Mi sento un po' confusa. Perché non rimani accanto a me finché non mi addormento? Mi manchi da così tanto. Certo, amore. Sta attento. Fa piano. Attento, su, cerchiamo gli schemi. Di fare piano, stupido! Scemo! Ehi, qua! Guarda! Molto bene! Forza, non pesa mica tanto! Pericolo! Trasporto non autorizzato. Qua! Sta parlando! Riportatemi indietro. Rimozione abusiva, trasporto non autorizzato. Lo senti? Rimettici a posto. Ti farò avere le attenuanti, Walter. Chi è che parla? La tua cattiva coscienza. Rubasti tu il mio computer per conto di Jagger? Oh, per tutti i microchip. Questa è la voce di Matthew Carson. È ritornato dall'aldilà. Ma che succede? Niente, non ti preoccupare, sta zitto. Senti, non mi dispiacerebbe tenerti compagnia e fare quattro chiacchiere, ma come puoi vedere, abbiamo un sacco da fare. Quindi ti faccio le mie scuse e ti dico ciao ciao. Ah, la pensi così? In
insegno io le buone maniere. Ehi, ma... Newman, scappiamo. Bene. Buona idea, amico. Buona idea. Ma come ha fatto? Adios, amigos. Vuoi che lo acchiappo? Ma certo, vallo a prendere. Che state facendo? Come? Dove diavolo sarà? Walter, tu e Jagger andrete in prigione. Ma dove? Non riuscirete a derubare i miei ragazzi come avete fatto con me. Carson. Che cosa aspettate? Andate! Sì, vado. Dove sei? No, no, no! Usa i sensori, Newman. Trova la strada per uscire da qui. Oh. Forse è il caso di fare le pulizie. Fuori dai piedi! Proprio quello che mi serve. Ciccione! Oh oh, ciccione! Fuoco! Ecco, sta decollando. Aspetta, ti do un passaggio. Che disastro! Cos'è successo, Dwayne? Ehi, pa! Aiutami! Questa è la tua invenzione per le palle da tennis? E se la usassimo per un'altra cosa? Mi dispiace, devo andare. Ciao, ciao. Mi dispiace, devo andare. Ciao, ciao. Pa! Pa! Che facciamo, capo? Ma che fai là per terra? Su, alzati! Piano, piano, ecco! L'ascensore sale! Di persona, bisogna assolutamente ritrovarlo. Come? Ma non si tratta di un elettrodomestico? Oh, sì, certo. Ma è molto importante per noi. Ah. Avete idea di chi possa essere stato? Cos'è successo? Lo sapevano tutti che è qui. Può essere stato chiunque. Bene, allora ci penseremo noi. Grazie. Meglio che papà lo cerchiamo da soli. Papà? Sì, poi ti spiego. Cominciamo qui intorno. Ho un'idea migliore. Signor Carson, mi sente? Per favore, signor Carson, risponda. Per favore, papà, rispondimi. Potresti scriverci un libro. Per favore. Ecco, ha risposto! Non è lui. Ma allora chi è? C2. Cosa?
C2. E uguale MC al quadrato. E uguale MC al quadrato. Si tratta di Einstein. Einstein? Einstein? Sì. Professor Einstein, dov'è mio padre? Prova, prova. Uno, due, tre. Ehi, signor Carson, dove sei andato a finire? Smettila di giocare, Walter. Porta oggi stesso quegli schemi all'ufficio brevetti. E butta questo rottame. Ma dov'è la polizia? Lo sapevo, non mi hanno creduto. Calmo, arrivano. Josh! Josh! Resta qui, Max! Mamma, fai piano! Josh, torna indietro! Finché non abbiamo il brevetto, non fatevi vedere qui intorno. Oh, no. Papà. Mi dispiace, papà. Oh, commovente. Tu! Aiuto! Fermo! Ti consiglio di non provarci. Io torno subito. Non vi muovete da qui. Mamma, guarda, quello scappa. Guardi che lei si sbaglia. Cercavo solo di separarli. Nient'altro. Brava mamma. Sembra tutto a posto. Speriamo, ora provo. Papà! Matt! Ci puoi sentire? Io la sento, signora Carson. È Newman! Ciao, Max. Ciao, Newman. Ciao, Josh. Sei solo? Sì. Mi è venuta un'idea. Perché non affittiamo un camper per un po' di giorni? Facciamo qualche bel giro, qualche passeggiata, che ne dite? Bene, ci vediamo. Arrivederci. Ehi, come va, ragazzi? Papà! Ma dove eri?
rinchiuso in un microchip. Oh, Matt. Ciao, Sara. Ciao. Ciao, Steve. Sono Matthew Carson. Beh, ero. Molto piacere. Piacere mio, Steve. Piacere mio, Steve. Ciao, Matt. Ciao, Matt. Sara, devo ritornare al mio posto. Sono venuto a salutarti. Non te ne andare, papà. Non puoi andartene. Devo andare, Max. Ora andrà tutto bene per ognuno di voi. Io lo so. Sarete tutti molto felici. Ti voglio bene. Anch'io, Josh. Vi vorrò sempre bene. Ma devo proprio andare. Devo tornare al mio posto. E mi serve il vostro aiuto. Che ne dici, Josh? Aiutiamolo a tornare. Professor Einstein, la prego, aiuti il signor Carson a rientrare nella vostra dimensione. Ok. Grazie, Einstein. A buon rendere. Abbi cura di loro, Steve. Lo farò. E ricordati ogni tanto un massaggio ai piedi di Sara. Certo. Vi sarò sempre vicino. In un modo o nell'altro. Ciao, papà. Ciao. Ciao, ragazzi. Porterò i saluti a nonna Millie, d'accordo? Ti vogliamo bene, Matt. Anch'io vi voglio bene. Andiamo, Albert. Tirami su. Sto arrivando, nonna Millie! È finita. Ragazzi, signora Carson, vostro padre mi ha telefonato e mi ha detto di venire qui. Padre? Non c'è adesso? No, è appena uscito. Oh, che peccato. Ha detto che avete riconsiderato la mia offerta. Che? Perché? Non è vero? Beh, se l'ha detto papà. Certo. Sono molto contento. Ma dove è andato? Non lo so. Ma so che tornerà. In un modo o nell'altro. Vero, Newman? Ci puoi contare?